Mariano Mariani, direttore del Parco di Porto Conte, oggi un evento importante, le giornate della transumanza, un progetto che collega l'interno della Sardegna, la costa, ma anche altre regioni, essendo un progetto interreg, è così? Certamente, un importante progetto tra tre regioni italiane, la Toscana, la Liguria, la Sardegna e la Corsica, una regione quindi anche transfrontaliera, per ragionare su un tema, dal nostro punto di vista, antico ma di grandissima attualità. Antico perché ci consente di recuperare la memoria storica di quei sentieri che dalla Barbagia, quindi dal centro della Sardegna, arrivavano fin qui, nella Nurra, punto d'arrivo di questi antichi percorsi. E quindi il progetto si è posto l'obiettivo tanto di portare in emersione questi itinerari e fare in modo che potessero dare ulteriore valore aggiunto al territorio, ad un visitatore che è sempre più attento a questi temi della memoria storica e anche del rispetto dell'ambiente, perché quell'antico mestiere è proprio un esempio chiaro, potremmo dire, di come l'uomo viveva in perfetta armonia con l'ambiente, col territorio, un'armonia difficile, dura, che però consentiva quell'equilibrio di rispetto della natura che l'uomo nel passato ha avuto e che nei giorni nostri invece è entrato clamorosamente in crisi. E vediamo gli effetti devastanti sull'ambiente proprio di questo difficile equilibrio tra l'uomo e la natura. Per il Parco di Porto Conte questo progetto è importante perché porta elementi nuovi, porta valore aggiunto ad uno sforzo che il Parco sta già facendo da tempo, che si è concretizzato nel nostro ecomuseo, il primo riconosciuto, lo ricordo sempre, il primo ufficialmente riconosciuto dalla Sardegna. All'interno del nostro ecomuseo, al di là dei nostri attrattori tipici del parco, andiamo oltre anche i nostri confini e andiamo a inseguire proprio, a raccontare quegli itinerari che dalla Nurra di Alghero arrivano, intanto arrivano, la direttrice di arrivo è quella dei comuni di Tiesi, di Ittiri, poi si entra nella Nurra e dalla Nurra ci si sposta a trovare testimonianze di questi antichi percorsi nei comuni di Stintino, di Sassari, di Porto Torres, nell'isola dell'Asinara. E quindi portiamo grande valore aggiunto al nostro ecomuseo, sottolineando però sempre che questo valore aggiunto deve essere rispettoso dell'ambiente, deve valorizzare gli attrattori ambientali e tutte le imprese che danno servizi e prodotti all'interno dell'ecomuseo possono trovare spazio dentro questi itinerari, ma devono accettare la sfida della sostenibilità ambientale e i loro processi produttivi devono essere quindi processi produttivi di alta qualità ambientale e rispetto dell'ambiente.